Shavuot Tov. Spero che avete avuto una festa, un Shabbat di grande, grande, grande elevazione, perché Shavuot è un momento molto particolare nella nostra vita, nel nostro anno, in quello che è l'ebreo. Ma non solo l'ebreo, perché quello che è successo è un discorso mondiale, perché i 10 comandamenti, la festa di Shavuot è il dare della Torah al popolo ebreo, è un discorso che ha un rilievo enorme, perché ovviamente è quello che noi viviamo, è questo che è il fondamento della moralità del mondo. Una buona domanda è quanti di noi sanno quelli che sono i 10 comandamenti. Ovviamente noi sappiamo che Dio non vuole che noi abbiamo idoli e che Lui è Dio, e allora non si parla di quello, probabilmente sanno tutti. Non uccidere, sanno tutti. Onorare i genitori, onorare i genitori. Penso che sanno tutti. Ma non volere le cose degli altri, non andare indietro delle mogli o dei mariti degli altri, non fare dei business che non stanno bene per tutti, non rubare, ci sono molti modi di rubare. Allora, non è solo un discorso delle parole esatte, ma anche il discorso come noi interpretiamo le parole delle 10 comandamenti. Allora, qui voglio portare un piccolo intermezzo di un discorso sulla parasha naso, che vuol dire elevare, dell'anno 57-47 del Rebbe di Lubavitch, come faccio sempre. E allora lui dice che la parasha naso è sempre letto in vicinanza di Shavuot, prima o dopo, dipende dal calendario, e quello vuol dire che c'è una rilevanza molto molto forte tra il dare della Torah e la celebrazione di Shavuot. E lui dice che la Torah, infatti, è stato conosciuta, studiata, saputa molto prima dell'anno 2448, quando in attualità è stato dato. Vuol dire oggi, ieri, 2448 anni fa. No, sono 3.300 anni, una cosa del genere fa, ma nell'anno 2448 era il giorno che noi festeggiavamo adesso. E i nostri saggi hanno rivelato che i patriarchi, ovviamente Abramo, Isacco e Giacobbe, e questo vuol dire tutto quello che viene dopo,
hanno studiato, hanno saputo, hanno visto e si hanno collegato, hanno vissuto la Torah prima che attualmente è stato dato al popolo. Allora, qui dicerebbe, era una formalità importante, ma non era solo una formalità, il dare ufficialmente la Torah al popolo ebraico, perché c'era un cambiamento. Prima di quel giorno, Dio aveva deciso che la spiritualità è per il mondo di sopra e per il mondo di sotto c'è il discorso fisico. Allora c'è una differenza tra la spiritualità e tra la fisicalità. E non ha voluto allora di dare o di mettere insieme queste due cose. Quando invece ha dato la Torah e si è deciso di dare la Torah al popolo ebraico, le cose si sono cambiate. Questo decreto è stato annullato e si è fatto attualmente un patto dentro il patto che noi esseri umani abbiamo l'opportunità di avere nella nostra vita anche la spiritualità. E lui dice, quando noi studiamo Torah adesso, dopo quello che è successo, non è solamente che noi diventiamo più educati, conosciamo o sappiamo di più, ma più importante, la nostra fisicalità diventa infuso, più forte e elevata alla spiritualità della Torah. E per questo motivo, lui dice, che leggere e studiare la Torah prende la nostra esistenza e falla elevare a un livello più di solo mondano. Allora lui dice, perché noi possiamo studiare la Torah, ma non è indicato di studiare Torah come accademico. Torah deve entrare dentro il nostro cuore e deve prendere quello che è un'attività mondana e darla una scintilla divina per mettere insieme, per amalgamare, diciamo così, quello che è il mondo di sopra con il mondo di sotto. Allora, questo concetto è un concetto molto, molto importante perché in una vita come noi viviamo, sono veramente poche le persone che vedano la vita più di quello che è ordinario, quello che è sopra e elevato. Pregare, per esempio, è una cosa che prende via dolori, che prende via ansietà, che
che mette da parte una miseria perché stai attualmente pensando e elevandoti in un mondo mentale diverso. E allora, se, e questo è sempre il grande sé, e la Torah parla di questa cosa, più parla lo Zohar, l'intenzione con quella che tu vai a portare le parole di Dio dentro di te e dopo ovviamente viverli, quello vuol dire fuori. Allora tu hai preso, mettiamolo in parole semplici, un pezzo del cielo dentro di te e con questo pezzo di cielo tu vai avanti nella tua vita e tu dai questo pezzo di cielo alle altre persone che incontri. Una persona che è un egoista, che pensa solo a se stesso, o una persona che è un pezzo di grande egoismo, ma pensa anche agli altri. Ci sono tante combinazioni. Allora dobbiamo pensare. Sempre dobbiamo pensare a che cosa è importante per il prossimo. Non è solo quello che è importante per te. Non è solo che è tu che sei occupato. Ci sono anche altri che sono occupati. Ma hai la possibilità di fare una mitzvah? Un qualcosa di bene per qualcuno, fallo, fallo. Non pensare più di tanto se tu hai l'intenzione di farlo, farlo, perché Dio, e noi dobbiamo sapere questo, ed è un concetto molto, molto, molto difficile di capire. Se tu non lo vivi, ok? Se tu non lo vivi, e per me non è difficile perché io lo vivo sempre, io sento e con il mio sentire io vado e faccio. Non penso più di tanto di quello che è una buona cosa da fare perché lo so che Dio mi ha detto di farlo. E allora io ci vado e lo faccio. Ma ci sono delle persone che sono nemmeno interessato a accettare. E quello è un'altra cosa. Se tu vuoi fare una cosa buona a qualcuno e la persona non se ne interessa, come è una cosa molto personale che vi faccio sapere, ok? A me sono venuti tantissimi, tantissimi auguri per la festa. Io ho scritto centinaia, ma non importa, ma tantissimi auguri mi sono venuti per la festa di persone non ebrei. E allora questo per me è quasi più importante di quello che sono gli auguri dagli ebrei, perché da noi è normale che si fa gli auguri. Invece di avere gli auguri per la mia festa, mi conoscete, allora per avere gli auguri per la mia festa, e io li metto fuori in tutto il mondo, per me è una grande cosa. Personale, io voglio ringraziare a tutti i miei amici non ebrei di prendere questo extra, questo speciale
di augurarmi una buona festa, di augurarmi Shabbat Shalom, che per me è molto molto importante e quello vuol dire che ci capiamo, sappiamo che io rispetto il tuo e tu rispetti il mio. E il rispetto è anche più importante dell'amore, perché senza rispetto non c'è l'amore e l'amore senza rispetto non vale assolutamente niente, perché la base, come la base del ebraismo, la base dell'essere un ebreo è la Torah ed è quello che dice la Torah e la legge della Torah. Ok, così è il rispetto per le parole di Dio, per la legge di Dio, per quello che dice e si aspetta Dio da noi, è quello che noi rispettiamo, è ancora la stessa cosa. E allora, per me, il rispetto per l'altro porta l'amore per l'altro e dire le cose è importante. Non è solo che tu li senti dentro, è importante di comunicare. E allora quello che fa la Torah è comunicare all'ebreo e anche al mondo perché i 10 comandamenti, tutti sappiamo che Dio ci ha dato al popolo e al mondo, ovviamente. Ma noi dobbiamo anche capire che non è solo una cosa buttata, è una cosa che veramente ha una fondazione, è fondamentale per una vita, per vivere una vita di valore. Allora, la parasha Naso ha dentro un mare di cose. Io spero che voi avete guardato perché ci sono ovviamente censimento, ovviamente ancora non è quasi quasi siamo finiti dalla parasha Bamidbar che ha iniziato e allora abbiamo delle tribù molto importanti, delle famiglie molto importanti che sono stati scelti da Dio di fare lavoro particolare per il tabernacolo, per l'arca, per tutto il lavoro che ha da fare con la sacralità del tabernacolo. Allora, la famiglia di Kehot, la famiglia di Merari e la famiglia di Kehot, Merari e terzo. Kehot Merari, Kehot Merari, dov'è la mia testa? Io sto pensando altre cose e quando io penso altre cose mi va via. Gershon. Allora, Gershon, Kehot e Merari. Ma le cose per me, quelli dovete leggere perché sono molto molto importante e danno come sempre dei lavori specifici a ogni famiglia. Non è che Kehot può fare quello che fa Gershon e non Gershon che fa quello che di Merari. Okay? Ognuno ha il suo posto assolutamente definitivo e sa precisamente come fare il lavoro. Come tutto altro è precisato nella Torah, eh?
Allora, anche quello. E qui ci sono due cose che voglio entrare un po' più importante, non che più importante perché tutto è importante, ma penso che sono due soggetti abbastanza delicati. Uno è una donna che è sospetto di andare con un altro uomo e di coricarsi con un altro uomo dopo il suo marito, di fronte a due testimoni, ha detto a lei di non farlo. Situazione. E allora Dio dice a Mosè: parli ai figli di Israele e dirgli. Traduzione. Se una moglie di un uomo va via delle modi della modestà per fare al suo marito a pensare che lei non ha fatto le cose per bene e ha fatto le cose male di fronte a lui e ha permesso una parola molto importante e ha permesso a un uomo a coricarsi con lei e avere una emissione, ma l'atto è non stato visto dal suo marito, che lei era insieme con un altro uomo. Il tempo attuale in cui poteva essere stato fatto questa azione, che non c'era un testimone contro di lui, contro di lei, che ha attualmente potuto vedere che l'atto è stato commesso e che lei è non stato forzata dal altro uomo contro la sua volontà. Allora, se questo caso è stato e lui ha un desiderio di il marito ha un desiderio di dirla, non farlo, e lei lo fa, allora il uomo deve portare la sua moglie al sommo sacerdote e deve fare una offerta. E qui parliamo di cose assolutamente difficili, molto difficili, perché il sacerdote ovviamente non può giudicare. Dice il marito, dice la moglie, dice il sacerdote non va a giudicare, ma va a giudicare Dio. E allora lui la prende di fronte a Dio. E lui, la prima cosa che fa, lui
prende via la copertura dei suoi capelli e mostra i suoi capelli a tutti. Questo è una cosa orrenda. Dal punto di vista ebraismo, la copertura dei capelli nelle donne è una cosa assoluto, in assoluto, scritto nella Torah, scritto dai saggi, ed è una cosa molto, molto, molto importante che non è guardato, non è accolto da pochissime persone, diciamo così. Voi se avete, se voi vedete capelli su di me e vedete la copertura, i capelli non sono i miei, sono una parrucca. Io sono sempre assolutamente coperta con le parrucche. Questo per me era una cosa enorme perché io ho capelli molto lunghi. E i capelli per me erano sempre come tutte le donne, sono una cosa molto, molto, molto importante, affascinante, si può anche dire sensuale, non importa. Ma la considerazione dei capelli è una cosa riservata, molto privato, è una cosa riservata per marito e moglie. Non voglio entrare nel discorso, lo facciamo una serata solo al discorso dei valori di capelli, ma diciamo così che il Shulchan Aruch e Orach Chaim, il capitolo 75, dice che non si deve neanche spiegare la necessità di coprire, perché una donna che non copre non è considerato di avere il grande dono che è promesso a una donna e una madre che va coperta con una parrucca, non solo un pezzo di come si chiama? Una sciarpa, un qualcosa sulla testa, ok? E dice che una donna che non copre, allora non avrà un matrimonio buono, non sarà un grande aiuto al suo marito, non avrà dei figli buoni, brillanti, che vanno nella via giusta. In altre parole, è un grandissimo discorso. Allora, quando il sacerdote prende e apre i capelli della donna, è già di fronte a tutti, è già una cosa orrenda. Dopo la donna deve giurare un voto che ha dentro una maledizione e il sommo sacerdote scrive il nome di Dio su una parte.
dopo prende acqua, che sono non dolci, acqua non dolce, che hanno afflizione, si chiama le acque di afflitto, ok? E prende quello che ha scritto sul foglio e questo si scioglie, dopo prende terra dal fondo, mette dentro l'acqua e le dà alla donna di bere. Se la donna beve ed è innocente, non succede niente, e lei viene dato parto facile e un figlio maschio subito dopo. Ma se lei ha violato il sacro matrimonio, e allora queste acque dentro si aprono dentro il suo ventre e esplode. Ovviamente non dobbiamo entrare nel discorso di che cosa succede se lei rifiuta a bere l'acqua, deve essere forzata a berlo. Allora la cosa è una cosa molto, molto, molto seria. Nello stesso momento che lei esplode, anche il uomo con cui lei si è coricato, succede la stessa cosa, anche se lui non c'è, ovunque sia, succede la stessa cosa. L'interessante qui è che non si parla dell'uomo che ha fatto o che va indietro a un'altra donna e la prende. Invece si parla della donna che va con un altro uomo. Ma le cose praticamente sono uguali perché uno e l'altro ha la stessa morte. Diciamo così. Ma si parla di una cosa molto, molto, molto importante che ovviamente oggi a nessuno interessa più, perché le cose che succedono nel mondo sono quasi accettabili in certi posti. E non è una grande cosa, anzi, si parla molto molto apertamente ed è una cosa che si sa e si aspetta in circoli diversi. La Torah, come vedete, ha le risposte per tutto. L'altra cosa è il discorso del Nazareno. Allora, il Nazareno è una cosa molto, molto bella nel mio punto di vista. Perché una persona che vuole essere un Nazareno fa un voto, per esempio, che lui per 30 giorni
dona questi 30 giorni totalmente a Dio. Allora, e Dio dice a Mosè: parli ai figli di Israele e dirgli allora, se un uomo o una donna vogliono mettersi da parte e prendere un voto nazareno, di non fare delle cose per donare questo a Dio. Allora, qui ci sono le regole. Non deve bere neanche aceto fatto del nuovo vino o ubriacarsi del vino vecchio. Non deve bere niente che ha dentro o che uva è stato messo dentro. Non deve né mangiare uva né uvette. Tutti i giorni del vuoto del Nazareno, lui non deve mangiare nessun prodotto che ha da fare vino o dei semi di, né dei semi o la pelle, neanche la pelle di uva. Tutti i giorni del vuoto nazareno non deve passare sulla sua testa una lama. In altre parole, i capelli devono crescere senza toccare per nessun motivo. Non, ma niente si deve toccare nei capelli, perché i capelli, come ho visto con la donna, sono una cosa di una forza enorme. E allora, fino alla fine del periodo che lui ha dato a Dio, il suo capello sarà sacro e lui deve lasciare il capello crescere come vuole sulla sua testa, non come vuole lui, ma come vuole il capello. In altre parole, se uno ha i capelli che crescono così, non fa niente, i capelli devono essere lasciati. Tutti i giorni del suo vuoto nazareno non deve avere nessun contatto con un morto, né con il suo padre, né la madre, né il fratello, né la sorella. Lui non può diventare ritualmente non puro perché sulla sua testa c'è la corona di Dio e tutti i giorni del vuoto, 30 giorni, lui non può diventare impuro ritualmente perché il suo corpo è sacro a Dio. Se succede in qualche maniera che lui si trova, la Torah dice, non sono le mie parole, sto facendo traduzione. Se in qualche maniera lui sta in un posto, in un edificio, dove qualcuno sta morendo e lui non sapeva, perché sono circostanze fuori del suo controllo, o
qualcosa succede che fa una impurezza sul suo corpo. Ovviamente, se muore qualcuno e lui sta dentro, diventa impuro. Allora, lui deve tagliare tutti i capelli della sua testa nel settimo giorno. E nel ottesimo giorno deve portare due pigioni al sacerdote, e il sacerdote farà una offerta di peccato perché la persona ritualmente era impuro e non c'è niente da fare. In questo giorno deve iniziare ancora a crescere i capelli, e quando lui ha finito il voto nazareno, deve portare una offerta di peccato, e dopo sarà ok. Ci sono delle leggi? Veramente continua, non voglio continuare i dettagli, ma voglio mostrare una cosa importante. Anche se una persona vuole fare qualcosa di buono e non rispetta la legge, e può anche succedere. Sono cose che escono fuori del nostro controllo, ma ci sono delle cose che si devono fare per avere il perdono anche per questo, perché non è che tu lo capisci, tu non capisci perché lui deve portare un olio e farina e pane e un pecora. Ci sono tante cose, ok, che si deve fare, ed era una cosa che io ho voluto fare per Dio, ok? Allora, se io faccio una cosa di questo genere e non mi va, non mi va, non è andato bene. E allora devo fare delle cose che hanno un seguito con quello che volevo fare. In altre parole, anche per il bene, devo prendere io la responsabilità. E allora, importantissimo, che un voto non si deve fare per nessun motivo. Perché un voto non si può sciogliere. E se vi ricordate, io ho fatto un voto 40 anni. E dopo sono andata a Milano un anno e mezzo fa, e non mi hanno sciolto il voto, ma mi hanno dato la possibilità di fare un'altra cosa con la mia poesia, con i miei shirim, le mie letture, perché tutto quello che sto facendo per la gloria di Dio. Allora, è molto molto difficile. 40 anni sono stata con questa cosa, fine, e l'ho fatto perché voleva che Dio mi insegna e mi ridà la mia voce per parlare dopo due operazioni. È una storia lunga. Intanto, un voto non si fa
non si fa. Dopo tutto questo, Dio parla a Mosè e lui dice: parli a Aarone e i suoi figli. Aarone, sommo sacerdote, i suoi figli maschi, sacerdoti. Questo è come tu devi benedire i figli di Israele e dire: e qui c'è la benedizione dei sommo sacerdoti. Io non sono un sommo sacerdote, allora non gli posso dire, ma è una cosa che dovrete guardare, perché la benedizione del sommo sacerdote, come adesso noi non siamo in sinagoga, e allora manca la dedicazione, manca la benedizione. Allora tutti noi che abbiamo pregato in questi giorni, è una grande, grande sofferenza di non essere in sinagoga, come per voi non potete essere in chiesa. E allora dall'altra parte, quando io leggo e studio la benedizione, dentro di me io vedo il sacerdote, io vedo le sue mani, vedo il segno che lui deve fare. Non si deve assolutamente guardare sulle mani del sommo sacerdote, perché la divina presenza sta nelle mani del sommo sacerdote. Ci sono dei momenti che noi possiamo vivere senza, e dobbiamo vivere senza, ma sono momenti molto, molto, molto difficili. E manca qualche cosa molto profondo nella nostra fede. Alla fine di questa porzione ci sono i leader dei tribù che portano regali al tabernacolo, utensili, delle carri, e ognuno di loro porta la stessa cosa. Non uno di più, non uno di meno, tutti i 12 tribù portano tutti la stessa cosa. Ancora una volta vediamo che Dio non fa una differenza tra il tribù di Giuda, che è il tribù dei re, o il tribù di Zebulun o Issachar, che sono gli studiosi, tutti uguali. Perché ogni anima
è prezioso, Hashem. Il discorso di Shavuot, siamo già fuori tempo, ma no, ancora no. Il discorso di Shavuot è un discorso talmente importante che noi come popolo, 50 giorni che abbiamo contato dall'Esodo, fino al momento, 49 giorni, 7 settimane, abbiamo contato, abbiamo raffinato il nostro carattere, abbiamo elevato la nostra personalità per arrivare al punto di essere pronti di ricevere la Torah. Arriviamo tutti insieme, una voce. Tutti abbiamo detto, facciamo, ascoltiamo, naaseh v'nishma. E Dio ha detto, questa cosa non è solo per te. Ma è per il bambino dentro di te, le generazioni che vengono dopo di te. È per sempre ed è per ognuno di noi. Questo vuol dire che tu eri accanto a me, tu stavi accanto a me, io stavo accanto a te. Noi insieme abbiamo sentito la stessa cosa, quello vuol dire che tu non mi puoi dire che tu non hai sentito e che tu non sai non più o non meno di me. Questo vuol dire che noi siamo stati uno accanto all'altro. Le nostre anime si sono volate quando abbiamo sentito la voce di Hashem, la grande voce che ha creato una voce senza eco in tutto il mondo. Siamo stati uno accanto all'altro, tu hai sentito. La stessa cosa come me. Si ascolta o non si ascolta? Io ho ascoltato anni. Ho iniziato. Ho voluto dimenticare. Ho ripreso. Dopo trauma, dopo trauma, dopo trauma. Ho ripreso. 20 anni e ho deciso di non abbandonare mai più. Non un voto, una decisione. Il voto ha fatto molto tempo fa. Ma quello che si deve capire è che Shavuot, oltre che ti dice dove devi andare, quando devi andare, che ti stabilisce tutto. È il momento più importante di quello che ha donato Hashem all'essere umano ebreo, al suo popolo. E con la Torah lui ha detto, non solo do io a te la Torah, ma ti do anche la responsabilità di essere luce per il mondo, che tu devi insegnare e tu devi portare, tu devi
comportarti in una certa maniera per essere degno, tra virgolette, di avere il privilegio di avere la Torah. Non è mica così facile la cosa, perché ci sono 613 comandamenti, 10 comandamenti sulle tavole, ma 613 comandamenti. Ci volevano 80 giorni di Mosè sul Sinai per sapere, imparare una tavola rotta, l'altra rifatta, ma rifatta ancora più distinto, con 613 dentro, con tutto quello che è la parola di Dio dentro. Siamo obbligati, ognuno di noi. Dopo c'è il discorso, ovviamente, della scelta libera e siamo sempre allo stesso posto. Una cosa è di osservare e di prendere quello che dice Hashem e vuole da noi, e l'altra cosa è di dire a me veramente non mi interessa e vivere come voi tu sapete. Io posso condividere con voi quello che dice lo Zohar su questa parasha. Non lo voglio fare, perché è troppo sensibile, è troppo difficile e non abbiamo abbastanza retroterra per attualmente studiare questo. Ma penso che un giorno lo farò. E penso dopo quest'anno, perché è il secondo ciclo che stiamo facendo insieme, penso per il prossimo anno, Bezrat Hashem, dopo Rosh Hashanah. Dopo il mese di Tishrei, quando iniziamo tutto da capo, vediamo. E voi mi dovete fare sapere, perché devo ristrutturare e vedere che cosa da fare. Se entriamo in questo discorso, se entriamo magari nei salmi, vediamo. Intanto, quello che voglio fare adesso è augurarvi un buon anno, perché il prossimo grande festeggiamento sarà Rosh Hashanah, il Capodanno. E allora un ebreo vive da una grande festa a un'altra, e noi viviamo in un tempo particolare. E allora dobbiamo guardare il futuro positivo. Vi auguro una buona settimana. Salute, prudenza, amore, vedere le cose un po' diverso. Siete di cautela. E pensate a Dio. Pensate
pregare. Pensate a rinforzare magari cose che avete perduto. Una buona settimana. Una benedizione a voi, alle vostre famiglie, e io lo so che domani avete la Pentecosta per ascoltatori che non sono ebrei, una bella festa a voi e statemi bene. Ci vediamo la prossima settimana con l'aiuto di Dio.